Benvenuti. Oggi vedremo come si programma la partenza automatica di un'appliance. Il tutorial di oggi prevede una cosa molto molto semplice, immediata quasi. Non dobbiamo fare nient'altro che programmare la partenza automatizzata delle nostre appliance. Quindi apriamo direttamente il nostro vSphere Client inserendo le credenziali di accesso e ci troveremo di fronte direttamente al pannello di controllo dell'hypervisor, del nostro vSphere Hypervisor. Andiamo su Configuration e successivamente su Virtual Machine Startup e Shutdown Properties. Andiamo a cliccare su Allow Virtual Machine to Startup and Stop Automatically e andiamo a selezionare in pratica la Virtual Machine che dobbiamo spostare in Automatic Startup. Il gioco è fatto. Ora, in pratica, cosa succederà? Che in fase di accensione dell'intero nostro host verranno automaticamente accese, fatte partire in pratica tutte le Virtual Machine, tutte le appliance che abbiamo posizionato all'interno del gruppo di startup.